Salve bella gente, qui Gabby e benvenuti ad un nuovo episodio. Mi ha anticipato lui. Oh no. Ed è così che continua. Questo è il secondo episodio poi. Ma io non ci voglio credere. E non ci voglio credere, dai Clementine. Ormai Clementine va sempre a finire dentro gli sgabuzzini, è la terza volta. E con un tipo poco raccomandabile come Nick poi. Fuori da casa mia! Fuori da casa mia, chiudiamo la porta, per favore! Dai, qual è il piano? Dai, Nick, devi avercelo un piano, per favore. Quelli sono gli occhi di uno che non ha un piano. Infatti, brutto ubriacone! Mi ha lasciato qui, pazzo! Ma un pazzo, ma brutta! Che questa sembra la strega di Hansel e Gretel. Ah, allora ce l'avevi un piano. Pensavo che avessi fatto l'idiota ancora una volta. È stupendo come una semplice cassa riesca a sbloccare tutti gli zombie. Cioè, più potente di noi due sicuramente. Cassa di cemento. Va bene, sei pazzo? Maybe. Immagino, questa la stavo per dire io sta risposta. Really my uncle. Back at the stream. Why'd you follow me? Lo avevano morso, ecco. He got bit. What? He got bit. He wasn't going to make it. Infatti, secondo me, lì abbiamo fatto la scelta giusta. Non c'era niente da fare. Siamo stati costretti a salvare l'idiota. What do we do now? I don't care. If we're stuck here, we should at least look around. Maybe we can find something to help us get out of here. Knock yourself out. Grazie, ma perché? Scusa, non ti muovi un po', ti alzi dalla sedia e non fai qualcosa? No, lui è sconvolto da Pete. Prima si insultavano a vicenda e adesso è sconvolto e povero Pete, povero caro il mio Pete che è morto. Non posso crederci, sul serio. All this food is rotten. Eh beh. Ti aspettavi che la fortuna fosse dalla parte nostra? Il cibo è andato e qui c'è una finestra di speranza. Vediamo se possiamo uscire. Ah no, è pieno di vaganti, di viscidi. Guess I'll just stand here, talking to myself. Nick è diventato una statua di pietra? Oh, ehi Nick, svegliati! Nick, you wanna give me some help here? Ma porco cane, ma con chi sono ogni volta? Ma gente normale no, ma Nick, veramente, no, ti faccio no con la faccia... No, no, no Nick, no, non capisci, no, impassibile, impassibile anche davanti a queste cose. Cioè, tu non hai mai visto... ti faccio girare la testa Nick, eh? Ha, prima o poi la testa ti girerà così tanto che dovrai barcollare e crollare all'indietro. È proprio, è svenuto, è in stato vegetativo, l'unica spiegazione. Oh, e qui cosa abbiamo? Una distilleria? Yeah. Qui. It's still. I know what it is. The fuck you do. Okay, what then? It's for making booze. That rig ain't fit to piss in. A pisciarci, ovviamente. Cioè, è quello che interessava a lui. Dopo aver contaminato gli alberi, vuole anche contaminare questa distilleria. Dato che Nick è come basito, andiamo a controllare questo compensato di legno. Ricompensaci compensato. What is that stuff? Let me see. Ah, adesso lo vuoi vedere, solo perché ci sono dei barattoli color piscio. Mangiatelo te. Whisky. Proprio ciò di cui avevamo bisogno. Del buon whisky. Oh fuck if I know. We wait, I guess. Aspettiamo. Ah no. Aspettiamo di morire. Questo mi stai dicendo. Mentre tu ti ubriachi. E di tempo ne è passato. Quello là starà dormendo ormai con tutto quello che si è sbevazzato. L'ho detto io che aveva sbevazzato tutto. Bravo, adesso sveglia tutti gli zombie, eh. Ma è matto. Ma è matto.
Allora, con calma, prima che... Basta, Nick! Cosa fai? Che problemi hai, oh, in zucca, tu? E continua. Adesso lo faccio io, uso come bersaglio la sua testa, quindi il prossimo. Questo lo vuole bere, per quello non l'ha lanciato. I had to kill my mom. Sounds weird when I say it out loud, huh? Io ho dovuto uccidere lì il mio babysitter. I never wanted to go into business with him. I remember when he sold me on it. His big plan. Some fucking plan. Case of beer in, he just said, Nick, we're burning daylight. And that was that. After 6 months, we were flat broke. I didn't care. We were having fun. Ho capito come avevate divertimento. I wish I was like him. I wish I could just keep moving all the time. I'm just not built like that. Everyone I grew up with, it all happened to them. Now, it's gonna happen to us. Ah no, ma no, questo non ci accadrà. Non lo permetterò. Sei solo ubriaco, silenzio. No shit. I mean, what's the point? We'll just march to some new place and somebody else will die. It's never gonna stop. Eventually, it'll be our turn. No, questo non può essere. I can't believe we've been here a day. A day. It's been a day, right? Per colpa tua. Hey, kid. Eh no, adesso tutti che fanno questa cosa su Walking Dead, quando la situazione va di merda ti offrono del whisky per ubriacarti. Eh no, ci vuole qualcuno sano di mente e sobrio. Tientila quella, quel veleno. Avvelenati tu. Listen. They're not coming for us. You should go. Run for it. What are you gonna do? Starò qui a bere del whisky. I'm tired. Chissà perché tutti quelli che bevono poi assomigliano un po' a Kenny. Lui assomiglia un po' a Kenny senza baffi, però. Ah, vabbè, ma morirai qui. Here, there, what does it matter? Vabbè. Cosa diciamo? Lo facciamo restare? No, dai, siamo troppo cattivi, sennò. Are you kidding? And leave all this? Tutto questo ben di alcol. Why not? What does it matter? You still have Luke and everyone else. They're family. Nick, I need your help. Please. Dai, Nick, dai. Sei un idiota, ma... You're right. Anche no. Tutto... Oh, forse sì. Yeah. Convincimi che non sei un idiota. Now look, if we get separated, cabin's only half a mile from here. You can't miss it. Incredibile, sono riuscito a convincere una testa dura come quello lì. You ready? Più che pronta. Andiamo via proprio. Non so cosa aveva sta cassa dentro per fermare tutti quegli zombie. Sembra che ce ne siano veramente pochi. Oh, forse no. Ma perché si è portato il barattolo per lanciarlo in testa? Ah, ok, ok. Per quello. Però complimenti! Li hai svegliati tutti adesso! Vabbè, chi arriva ultimo è morto! Come on, you fucks! Look at me! Get the fuck out of here! Oh no! No, vabbè, non posso. No, scappo, 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 scappo! Mi dispiace, Nick, sei stato un grande amico! È stato bello finché è durato, tante bevute assieme, ma ora devo lasciare questo posto! Non lo vedremo mai più quel ragazzo. E ecco, ho fatto morire Pete e adesso ho fatto morire anche Nick. Quindi non sarebbe cambiato niente se avessi salvato l'uno e l'altro. Mi sono morti entrambi. Episodio 2, una casa divisa. Abbiamo diviso tutti, noi abbiamo smantellato un gruppo. Arriviamo noi e facciamo morire tutti. Eccezionale. E adesso cosa gli dirò? Che sono morti tutti. Adesso se prima non si fidavano, adesso... Luke's not with you? Where's Alvin?
What happened? It's been hours. Where are they? Clem, siamo stati attaccati, porca vacca! By who? Walkers. Dall'uomo Jesus. Nero. Pete got killed. I was with Nick, but... My God. Where were you? Where were you exactly? Down by the stream. We gotta go. Just hold on. Michelle si è portato My via tutti. My husband is still out there. Get the gun. Suo marito. Chi è suo marito? Luke and Alvin went out looking for you. I told them not to go. Damn it, Luke. Perché dai un fucile a quella Clementine, là? Clementine, can you please watch Sarah? Ah, she's prima upstairs. Mi dici di stargli lontano, adesso... Ti she puoi fidare di me. Nervous. I'll take care of her. You can trust me. Thank you. You'll be safe inside. Just don't open the doors for anything. We'll be back soon. And thank you. No, stranamente questa volta si sono comportati bene con noi. Non me l'aspettavo. Cos'è tutta questa dolcezza? Addirittura un grazie si è permesso di dirmi. Say cheese! Perché? I found this under the house. È una tortura. Questa ragazza è una tortura e devo rimanere con lei. It's so cool. Oh no. Take one of me. Per favore no, per favore no. Non è il momento. Please, I'm not in the mood. Sorry, I just wanted to cheer you up. E invece mi hai fatto cadere le braccia. Isn't this the best? È la più brutta foto che abbia mai visto. What's wrong? Where's my dad? Tuo padre? Diciamo balle, siamo andati a pescare. They're just fishing. I know that's not true. Come fai? Come fai ad aver scoperto le mie bugie? Che è adesso? Problemi respiratori? I just need to... Secondo me lei non sa ancora che viviamo in un mondo di zombie. Non l'ha ancora capito. Ma forse l'ha capito e suo padre pensa che lei non l'abbia capito. You wanna see what I found? Ancora. Will you show me how to use it? I couldn't find it. Toglila via dalle tue mani! Che non sai usarla! What if I have to okay, use okay, ma forse potremmo fare il lead della situazione e insegnargli Nobody noi questa volta. Ok. Facciamo gli esperti. It's not a toy. I know. First, remember, it's just a thing. What does that mean? Un oggetto che serve per I autodifesa. I thought it'd be heavier. Okay. What do I do? The most important thing is always aim for the head. Proprio come okay. ci ha insegnato lì. Unless it's a person trying to hurt you. Then what do? Just keep shooting. Cattiveria. What should I shoot? Don't non me! Sorry. Ma io la prossima volta ti prendo a sberle. Maybe I could practice outside. Sapevo che non dovevo dargli la pistola. Hey, Luke's back. Ah sì? Andiamo a dargli il benvenuto. E a dirgli quanto... No, per fortuna che è tornato perché un altro po' con quella e stavo male. Ah, ma almeno gli abbiamo insegnato a difendersi, cosa che avrebbe dovuto fare suo padre, ma... abbiamo dovuto fargli noi perché suo padre è troppo protettivo. Aspettate un attimo. Ma siamo sicuri che quello lì che è passato sia Luke? Perché da come cammina Clementine... Forse questo non è Luke, ragazzi. No, non mi sembra affatto Luke quello. That's not Luke. Mi hai mentito. Clem, I think I know him. Oh, aiuto. He can't see me. You have to aiuto, make aiuto, a aiuto, way. Aiuto, aiuto, aiuto. Allora vai a nasconderti. Where? Oh. Ma qualche parte sotto il divano, sotto il letto, nel gabinetto. Shh. Avevo detto io che aveva problemi di respirazione questa. Ok, ci pensa Clementine che ormai Hello. È un'adulta e sa come cavarsela con gli brutti sconosciuti che saranno probabilmente assassini. Chiudere la porta. Hello there. Ok, questo mi sa che uno è esperto. Ciao. How are you? Okay, how are you? Well, I'm doing just fine, thank you. My family and I are set up a ways down river. I'm kind of surprised we haven't run into each other yet. Con le pistole ovviamente che vanno in giro questi.
Però qual è il tuo nome prima? My name is George, honey. Ok, stringiamo questa mano, anche se... Pleasure to meet you. Sto per chiudergli la porta in faccia. Un po' mi dispiacerebbe comunque. Vai via, per piacere. Questo non vuole andarsene, sì. Allora è un malfattore. Fa troppe domande. Solo io e mio padre siamo qui. Just me and dad. Yeah. What's his name? Ed. Strong name. I like him already. Where is he? He's out. Well, I'll cut to the chase. I'm out looking for my people. 7 of them, to be exact. They've been gone a long while, and I'm worried they might have gotten lost. Maybe you've seen them. A couple of farm boys and an old man. Spanish guy and his daughter. Ah, l'ispanico, sì, il medico. A bit taller than you. Tranquilla non mi sembrava quella ragazza. This big. Sì, sì, l'obesa, sì, quella che aveva incinta. Comunque... That's a lot of people to lose. È perso un po' di gente. This whole damn thing's a pain in the ass. Fai come se fossi a casa tua, mi raccomando. Tanto io qua non comando, non faccio niente. Sfrattato dalla mia stessa casa sono. Se potessi rubargli quella pistola mentre è girato, me lo farei volentieri. It's a lot of plates for two people. Looks like a tornado. Non si è accorto, È che abbiamo tanta fame noi. I'm supposed to be doing the dishes. Just passing through, or you've been here a while? Ok, sì. No, prendi il coltello. Where does this go? Quello laggiù. Laggiù. In the drawer there. Sì. Volevo metterlo io. Mi hai soltanto anticipato. Dovresti ordinare te. Allora gli lavi te i piatti, ok? Ah, non vuole fare fatica. Scansa fatiche. Well, it's a real nice place. Kinda cozy. Come ti ho detto, fai come se fossi a casa tua. Qui non c'è nessuno a parte me. I knew a guy that always wore shirts like this. Doctor. Certo che è una memoria molto... But a smart man. Cosa gli è accaduto? Let's just say we had our differences. Sooner or later, people close to you will find a reason to cross you. Happens every time. Forse questo... White's in trouble. Ho capito chi è questo qui. Three moves away from checkmate. What was that? Ratti, non sai che in casa abbiamo tanti ratti noi. Non puliamo niente mai. Allora si sviluppano. Che culo che ha quella ragazzina. I thought you said nobody's here. Infatti sarà stato It's il vento. Anche il vento è una persona. Invisibile. Brutta storia. Spero che Sara sappia usare quella pistola, che poi non aveva munizioni, però. Dai, Sara, dimmi che si è nascosta in qualche luogo. Sotto il letto, Il posto più ovvio del mondo, cavolo! Sicuramente andrà a guardare lì. Nobody's here. Seems that way. Didn't mean to be rude. Couldn't just leave you here with a good conscience if someone was poking around, right? Sure. Comunque, secondo me questo qui è Carter. Who's this? Oh merda, sgamato! Mia sorella è morta. Sister? She's dead. Really? Well, I'm very sorry to hear that. Quante balle che abbiamo sparato. Non mi sembra molto convinto. Assolutamente no. You have no idea who these people are, do you? Non so di cosa stai parlando, però ormai l'ha capito. Let me ask you this. When you met them, how much did they trust you?
Dove vuoi arrivare? Io non gli dirò niente a questo. How can you trust them? Well, I think I've troubled you long enough. I can let myself out. Questo qui ha capito tutto, ha capito. Chi sei, veramente? You have a real good day now. Cosa avrà voluto dire? Comunque l'ho capito, vi ho detto. Secondo me è proprio quella persona. He's gone. What if he comes back? E ritornerà. Me lo sento quello lì. Va bene ragazzi, però sapete una cosa, io penso di concludere questo episodio di Walking Dead qui, quindi io spero che questo episodio vi sia piaciuto e noi ci vediamo al prossimo. Ciao ragazzi!